Ciao a tutti, è finita la festa del Rosso Verde al Libero Librani. La Ternana ha battuto la Cavese per 7-2, ha battuto la Cavese con ampio margine. C'è stata una Ternana trasformata perché poi sono cambiati diversi interpreti, sono cambiati tanti giocatori della rosa, però il risultato finale non è cambiato, ovvero una Ternana superlativa, ovvero una Ternana con una mentalità d'acciaio di chi non vuole fermarsi mai, e lo abbiamo visto per tutta la partita, anche oggi, che potevano tra virgolette rilassarsi. Ternana che ha battuto migliaia di record, migliaia no, sto scherzando, però ha battuto moltissimi record, lo abbiamo visto sul gruppo, l'abbiamo visto insomma nella diretta di oggi della partita di Cusano Italia TV, dove sono stati elencati gran parte dei record battuti dalle fere, sono tantissimi. Ternana che è a un punto, perché la Ternana è 84, il record dei punti del Foggia è 85, anche se il Foggia l'ha fatto con una squadra in più, quindi la Ternana teoricamente l'avrebbe già battuto, ma da qui alla fine lo batterà sicuramente. E poi a 87 gol fatti nell'arco di tutto il girone, potrebbe tranquillamente arrivare a 100. Ovviamente ha già battuto il record dei gol fatti, però potrebbe allungarlo ancora di più e arrivare a 100 gol fatti nel girone. Insomma, una Ternana fantastica, una delle migliori Ternane della squadra Ternana migliore di sempre, una delle migliori Ternane di sempre. Insomma, una squadra meravigliosa con giocatori eccezionali, un gruppo di ragazzi unico, un gruppo di ragazzi coeso, un gruppo di ragazzi che si aiutano l'uno con l'altro, lo vediamo in campo tutte le partite. È una dirigenza seria e che ha fatto della programmazione l'arte per vincere il campionato. Poi, che altro da dire, insomma, sulla partita oggi è stata un po' una partita di rilassamento, ovvero ci siamo un po' anche divertiti in cabina di commento, anche Lucarelli, insomma, in campo si è un po' divertito. Ma non si sono divertiti i giocatori, nel senso che si sono divertiti giocando a calcio, però non si sono divertiti e si sono rilassati, tra virgolette, a prendere la partita sotto gamba, perché poi la Ternana ha fatto un risultato inedito, ovvero 7-2. E abbiamo visto dei gol bellissimi. La rovesciata di Daniele Vantaggiato è stata una rovesciata di pregevole fattura, ma lo stesso gol di Peralta. Quindi abbiamo visto bei gol, una bellissima partita, una Ternana arrembante, una Ternana molto forte che ha vinto con un risultato così netto sulla squadra che poi purtroppo per loro è nell'ultima posizione della classifica, se non consideriamo il Trapani. Quindi partita fantastica di questi ragazzi, che dire. Sono andati un gol un po' tutti, è riandato in gol Partipilo che ha 17 reti stagione, quindi ci stanno facendo sognare. Poi c'è stata, diciamo così, la festa finale, ovvero la festa della premiazione, la Ternana che alza al cielo la coppa. E questo è, diciamo, l'apice di un campionato stradominato. Francesco Ghirelli, che sostanzialmente ringrazia Cusano Italia TV per la visione delle partite della Ternana, e la ringrazia per il tono di parte, cioè per il tono non di parte che ha avuto la cabina di commento, ovvero il fatto di esprimere massimo rispetto per entrambe le squadre in campo e di non, diciamo così, parteggiare per una singola squadra, ovvero la squadra di casa. Quindi ecco perché poi spiegato dei toni di Zampagna e dei toni dei telecronisti non ternani, semplicemente perché era doveroso, anche secondo me, trasmettere le partite con il massimo rispetto per le tifoserie avversarie e per, diciamo così, rispettare sempre l'avversario, cosa che lo vedete fare anche un po' da me, nel senso che si cerca sempre di valorizzare l'avversario e di non denigrarlo né sul campo né con i commenti e quant'altro. Quindi ecco il perché di questo atteggiamento. E altre, diciamo, notizie dal mondo Ternana: il presidente Stefano Bandecchi si prenderà fino al 15 maggio per decidere se continuare
ad essere il presidente della squadra rosso-verde o meno, quindi si vedrà in futuro. Cristiano Lucarelli, salvo gli imprevisti dell'ultima ora, dovrebbe rimanere con la maglia rosso-verde, e poi si vedrà, insomma, quali giocatori possono essere tenuti e quali meno, ma queste sono valutazioni dirigenziali che verranno fatte da qui a inizio campionato prossimo, perché ora viene la fase della programmazione, non la fase insomma del rilassamento e basta, nel senso che da adesso e poi si programma la prossima stagione. Quindi staremo a vedere, insomma, tutto quello che succederà da qui in avanti. E vi segnalo anche di leggere, come ho già detto nello scorso video, il sito del Calcio Terrano, per essere, per esempio, Umbria On, insomma, ci sono tantissimi modi per essere aggiornati sulle fere, e quindi meglio così. E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato.